Uno dei punti di forza, o forse il punto di forza di questa Monte Carlo 4, è proprio il flybridge. Le dimensioni di questo flybridge sono paragonabili a molte barche da 50 piedi. Il tendalino aperto ha all'interno anche l'illuminazione per il fly. Con tutti i comfort di questa zona, sicuramente l'armatore deciderà di condurre la barca spesso qua. Qui troviamo il mobile bar, dove c'è una piastra vetroceramica, un lavello sotto dei ripostigli con la piccola pattumiera. Qui a poppa troviamo il frigorifero. Questa è la visuale di chi comanderà poi l'imbarcazione. Sono praticamente seduto sul sedile di comando e da qua si può notare la visibilità a 360 gradi su tutta la barca. Ora saliamo sul passaggio a prua, quello a dritta. Andiamo fino al prendisole di prua della barca. Ci sono due cuscini molto grandi e comodi per poter prendere il sole. Oltre, non dimentichiamoci il flybridge. Ci si potrebbe dimenticare di essere su un 43 piedi. Ora torniamo verso il pozzetto e verso la poppa della barca. Scendiamo e saliamo sulla plancetta. In questa versione abbiamo in opzione la plancetta fondante. Qui troviamo la passerella a scomparsa. Sopra la nostra testa il tendalino parasole elettrico.